in questo numero di Salute Magazine. Alzheimer, si studiano nuove terapie per rallentare il decorso. Malocclusione, si cura con il digitale e gli allineatori trasparenti. Le sfide della sanità e della sicurezza alimentare al Summit ECAM. Gli psicologi chiedono la parificazione con la dirigenza medica. L'Alzheimer è una condizione neurodegenerativa che in Italia colpisce 700.000 persone ed è la terza causa di morte in Europa occidentale tra gli over 65. A parlarne, in un'intervista al Little Press, è il direttore della clinica neurologica dell'Università degli Studi di Brescia, Alessandro Padovani. Attualmente in Italia, diciamo in larga parte del nostro territorio, le diagnosi vengono fatte abbastanza tempestivamente, nonostante alcune, diciamo, liste d'attesa in alcuni centri abbastanza lunghe. La diagnosi richiede l'utilizzo di sostanzialmente la risonanza, e nei casi in cui non vi sono altre condizioni somatiche, comorbidità cardiovascolari o encefalopatie vascolari, può richiedere l'utilizzo di indagini genetiche laddove c'è una ereditarietà, o di indagini attraverso l'esame del liquor oggi per documentare se vi è una malattia di Alzheimer o un'altra malattia degenerativa. Secondo alcuni studi, la causa dell'Alzheimer è l'accumulo di diverse proteine e in particolar modo dell'amiloide. Una delle possibili strade per rallentare la malattia è aggredire queste proteine. Se ne è discusso al Congresso internazionale dell'Alzheimer di Amsterdam. Gli studi confermano che aggredendo l'amiloide e riducendo l'accumulo amiloide si può rallentare la malattia. E gli studi presentati ad Amsterdam sembrano indicare che, presi tutti i malati in trattamento, la riduzione della progressione è del circa 30%. Ma nei soggetti, diciamo, più lievi, meno colpiti da questa malattia, la riduzione della progressione della malattia è stata addirittura del 60%, che equivale a dire che ci metto circa la metà, ci metto più del doppio del tempo per arrivare a progredire quanto hanno progredito quelli che non hanno fatto il farmaco. Quando i denti dell'arcata superiore non sono perfettamente allineati con quelli dell'arcata inferiore, si parla di malocclusione dentale, una condizione che colpisce in tutto il mondo circa la metà dei bambini e degli adolescenti. La malocclusione non è solo legata alla genetica, ma deriva anche da cattive abitudini ed è fortemente correlata all'industrializzazione. Mentre la qualità del cibo diminuisce, aumentano soprattutto gli alimenti zuccherati e i dolcificanti artificiali. A parlarne, intervistato dal Little Press, è Matteo Reverdito, specialista in ortodonzia. La cultura dell'igiene sta migliorando, ma stiamo parlando di una fascia d'età in cui riuscire a mantenere un costante controllo dell'igiene è complicato. Per quello che riguarda le malocclusioni, c'è una notevole importanza di quello che è la riduzione dell'attività fisica anche dei ragazzi di oggi, e quindi c'è un'incidenza che si sta impennando nelle malocclusioni. Intervenire presto è molto importante proprio per riuscire a ridurre il più possibile quello che è il procedere di queste malocclusioni. L'utilizzo di allineatori trasparenti, soluzione sempre più diffusa per fare fronte al problema della malocclusione, presenta diversi vantaggi rispetto agli apparecchi fissi, e non solo dal punto di vista estetico. Riuscire a intervenire presto aiuta tantissimo in questo aspetto di autostima e quindi anche di confronto con i propri coetanei, e poter fare questo con degli allineatori trasparenti rende questa cura praticamente invisibile e quindi non va a pesare assolutamente nulla sulla parte emozionale e emotiva dei ragazzi. Le sfide e le opportunità per la sanità e la sicurezza alimentare in Europa, Africa e Medio Oriente sono state al centro del quarto Summit ECAM, organizzato a Roma dal gruppo San Donato e GKSD Investment Holding. Kamel Gribi, presidente dell'ECAM Council, vicepresidente del gruppo San Donato e presidente di GKSD. Per la quarta edizione siamo molto felici e contenti, anche perché abbiamo avuto un parterre, come vedi, molto vasto, molto diverso. Partiamo dall'Armenia alla Libia, al Ghana, all'Africa. L'Africa è il futuro,
l'Africa è quello che noi parliamo, il Nord Africa è l'Africa, e che noi vogliamo costruire un Mediterraneo che non costruisce un muro ma costruisce ponte, il Mediterraneo che farà sud e nord, ma un Mediterraneo unico. Tra gli argomenti trattati nel corso dell'iniziativa, anche quelli legati al ruolo del multilateralismo per garantire una pace e una cooperazione duratura e nuovi modelli di cooperazione multilaterale. Ettore Sequi, segretario generale ECAM Council, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali. Stiamo vivendo un periodo di un vero e proprio cambiamento d'epoca. Qui ci dobbiamo attrezzare, soprattutto con i nostri partners africani e dei paesi del Golfo e del Mediterraneo, che sono quelli che soffrono di più delle sfide della salute, delle sfide alimentari. Quindi la giornata è importante perché permette uno scambio di idee su come affrontare queste sfide con un particolare approccio, che è quello di una partnership pubblica-privata. L'Italia oggi ha un ruolo da protagonista, sia per quello che riguarda il rapporto con l'Europa, sia quello che riguarda il rapporto con gli altri paesi. Il mettere l'accento su quelli che sono i temi e che oggi sono sul tappeto del dibattito internazionale, come quello dei problemi alimentari, della sicurezza, i problemi ambientali, quelli della sanità, diciamo che l'Italia ha un ruolo centrale. Essere considerati al pari della dirigenza medica, con le stesse opportunità di carriera e di sviluppo professionale. A chiederlo in occasione degli Stati Generali della Psicologia, il segretario dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Ivan Jacob. Lo psicologo è a tutti gli effetti un dirigente del sistema sanitario. Oggi però gli psicologi che riescono a dirigere veramente un servizio sono pochi. Questo perché innanzitutto c'è, diciamo così, uno stigma, nel senso che molte volte non viene considerato come effettivamente un dirigente in grado di gestire, pur poi avendo di per sé magari delle competenze a livello gestionale. Secondariamente noi non abbiamo, o meglio, ancora non abbiamo dappertutto delle strutture organizzative, intendo delle strutture all'interno dell'azienda sanitaria che ci permettano di fare dell'attività di organizzazione dell'attività psicologica, ma anche la possibilità di valutare l'efficacia e l'efficienza all'interno dei singoli trattamenti che noi facciamo. Infine, di nuovo, è una battaglia per noi anche all'interno del contratto collettivo nazionale che in questo momento si sta discutendo, perché lo psicologo, al pari di altri dirigenti sanitari, non gode dell'indennità di specificità. Ce l'hanno i medici, ce l'hanno i veterinari, ce l'hanno altre professioni sanitarie come gli infermieri. Lo psicologo ancora questa parte non ce l'ha. È come se fossimo stati ammessi all'interno di questo contratto collettivo, all'interno della sanità come dirigenti, ma tutto sommato ancora non ci viene riconosciuta un protagonismo, la possibilità di esprimere anche la nostra competenza a livello organizzativo e migliorare la qualità dei servizi.